Ci farà bene a tutti, ma specialmente a noi sacerdoti, all'inizio di questa Quaresima, chiedere il dono delle lacrime per rendere la nostra preghiera e il nostro cammino di conversione sempre più autentici e senza ipocrisia. Parole di Papa Francesco nella messa del mercoledì delle Ceneri, preceduta da un momento di preghiera nella chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino e dalla processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Ci farà bene farci la domanda. Io piango? Il Papa piange? I cardinali piangono? I vescovi piangono? I consacrati piangono, i sacerdoti piangono. Il pianto è nelle nostre preghiere. E proprio questo è il messaggio del Vangelo odierno. Nel brano di Matteo, Gesù rilegge le tre opere di pietà previste nella legge mosaica, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, e distingue nel fatto esterno, nel fatto interno, di quel piangere dal cuore. Gesù mette in evidenza la tentazione comune di queste tre opere, ha spiegato ancora Papa Francesco, ormai intaccate dalla ruggine del formalismo esteriore, quella dell'ipocrisia, del fare tutto davanti agli altri per essere ammirati. Gli ipocriti, ha aggiunto il Papa, non sanno piangere, hanno dimenticato come si piange, non chiedono il dono delle lacrime. Questo sforzo di conversione, ha concluso il Pontefice prima di ricevere le ceneri dal Cardinal Tomko e imporle ad alcuni dei presenti in Basilica, non è solo un'opera umana, è lasciarsi riconciliare con Dio, grazie alla misericordia del Padre. Un Padre che vuole offrirci ancora una volta il suo perdono e ci invita a piangere nel suo abbraccio, a fidarsi di Lui e ad affidarsi a Lui.